Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Lords of the Fallen. Siamo di nuovo qui da dove ci siamo lasciati. Ho aumentato una tacchetta, un livello di fede questa volta, perché la magia comunque è molto ma molto utile. Quindi utilizzandola parecchio direi di tenerla bella alta. Qua dietro secondo me moriamo come se non ci fosse un domani. Facciamo una cosa, proseguiamo la strada, quell'altra strada, poi magari vediamo qui dove possiamo andare. Per il momento preghiera e mimo li sto utilizzando poco, perché mi trovo molto bene con la magia quella da lancio, quindi opto per quella, anche perché non ne abbiamo tantissima. Quindi anche per questo ho aumentato la fede, in modo tale da allungare la barra della magia. Vediamo qui cosa c'è di raccattabile. Cos'è questo? Frammento. Qui giusto i soliti qualcosa. Andrei ancora avanti con questa arma. Vediamo un po'. Aspettate, diamo un'occhiata qua sopra. Ok, qui c'è un portone che si apre. Si apre, presumo che si apra. Anzi, andiamola ad aprire subito, poi andiamo a vedere cosa c'è lì. Qualche piccolo rallentamento tra l'altro c'è. E va bene. Andiamo un po'. C'è un checkpoint, please. Sto cazzo, ci sta il checkpoint, il nemico, ci sta altro che checkpoint. Aspetti, buon uomo, uso un po' di magia, le dispiace? In amicizia. Attenzione, ci prova. Mamma mia, che cattiveria. In teoria quella magia, cioè la fede mi ha aumentato solo la barra dell'energia magica. Invece, oh, li mortacci sua. Aspetti, buon uomo. Momentino. Sì, lo so, quello è un suo collega, è morto, ma abbia fede. Che fa, controlla? Aspetti, aspetti, non si faccia prendere dall'emozione. Cazzo, dove cazzo sono andato a finire? Vaffanculo, mi sono incartato. Aspetti, e che cos'è? Moment, moment, guadagniamo un po' di distanza. Almeno un po' di magia la vorrei utilizzare, perché dove cazzo è andato? Ah, giovane, che fa? È scappato, eh? Aveva paura. Dove è andato a finire? Mamma mia, qua lagga di brutto. Cioè lagga, ci sono parecchi rallentamenti. Dove cazzo è andato a finire? Buon uomo. È quello lì? Mi sa di sì. Sti cazzo. Cazzo, questo non gli faccio niente. Porca puttana, questo mi rompe il culo. Questo è quello cattivo, sì. Questo è quello veramente cattivo. Non è stata un'ottima idea venire qua. Merda. Potrei andare di caprioloni. Il problema è che se questo mi becca bene mi ammazza. E io non voglio assolutamente rifarmi tutto da... No, che cazzo gli rifai la capriola sui denti? No. Così, così ci può stare. No, questo ti para come se non ci fosse un domani. Vai di magia. Ce frega. Occhio che ci sta il dirupo. Dove cazzo andiamo a fare? Porca troia. Aspetti. Vabbè, attacca, va. Sì, un po' ci pariamo però. Vorrei attaccarlo da dietro, che è l'unico modo che abbiamo per... per sto cazzo. Questo è troppo cattivo. Li mortocci tua. Non li magia, va. Andare di magia e caprioloni. Sì, sì. Ci metto pure una vita. Cazzo. Occhio che qua ci sta il dirupo, fratello. Vai adesso. No. Vabbè. Va bene uguale, però avrei preferito fare qualcosa di più cazzuto. Ma diamo un'occhiata anche qui, cosa c'è? Sicuramente nemici con la pala. No? Queste cose non ci danno mai niente. Vabbè. Aspetta, le rompo così perché qua ce ne caschiamo nel dirupo. Sicuramente. Facciamo la fine di Arturo, che di cascate ne ha fatte parecchie. Frammento d'energia, va bene. Che poi un momento, sti frammenti di energia servono per aumentare un po' la resistenza, sì.
30 secondi. Ah, si potrebbero anche utilizzare ogni tanto. Ma non posso equipaggiarle insieme alle altre, scusate. Naviga, scorri dettagli, scorri preferiti. Cioè, se lo seleziono, no, non lo posso selezionare. Devo togliere uno di questi, forse. Scorri dettagli, naviga. No. E scusate, che cazzo ci faccio? Forse devo cambiare alfalobu. Ma no, alfalobu non posso fare niente. Va bene. Capiremo più avanti come funzionano quei frammenti. E intanto proseguiamo qui dentro con calma e circospezione. Spero di trovare un piccolo falò. Qua però lagga un pochino qui dentro. Altri nemici? Sicuro. Aspettate. Questa. Chiusa. No, qua lagga parecchio, non un pochino. Spero che non mi ammazzino. Comunque il gioco, devo dire la verità, non è ottimizzato per niente bene. Assolutamente. Scrigno chiuso. Questo. Che danni fa? Che abbiamo fatto? Non lo so. Sempre chiuso lo scrigno. Qui il fabbro a quanto pare non c'è. E vabbè, andiamo avanti. Occhio, ho sentito aprirsi una porta. Siccome fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. No, qua va veramente a scatti. Ma che cazzo è? Poi in giochi del genere è una cosa da evitare assolutamente. Oggetto della missione. No. Cosa abbiamo? Un altro cuore, un altro ok. Piatto antico, ne abbiamo un fottio di sti cazzo di piatti antichi. Stiamo a fare un servizio matrimoniale qua. No, ancora questo. E che cazzo. Aspetta, fratello, facciamo prima dalla distanza, poi veniamo petto a petto. Ma al momento. No, no, quelli piccoli bastardi, no, cazzo. Perché questi in combinazione ci spaccano il culo. Oh, li mortacci sua. No, insieme no, insieme no. Andate a fanculo. Mi fate incazzare, eh. Aspetta, allontanati che ci abbiamo quello grosso dietro, l'immortacci sua. Dove va? No, adesso deve tornare indietro lei. Buon uomo. Figlio di una maiala. Occhio che ce li ritroviamo dietro al vicoletto qua. Si fa sopra e sotto. Io aspetterei quello piccolino. Vabbè, chi riusciamo a beccare, becchiamo, va. Guarda quello che fa sentire il peso. Oh, e loccami sti cazzo di nemici. Vabbè, ma no, dai, cazzo. C'è pure i bug che non li prende. Ma ha ripreso l'energia, sto bastardo. Dagliela che mi manda il piccoletto infame. Attaccalo da dietro. Occhio che ce l'abbiamo dietro il culo quell'altro, eh. Almeno questo riusciamo a farlo fuori. Con cattiveria. Modamose. Quell'altro ci spacca il culo. Qua, ragazzi, purtroppo dobbiamo fare così. Un passo avanti e cinque indietro. No, dove va? Attenzione, corre anche. Rimetti questo. Poi va anche scattoso lui quando arriva indietro. Ma già l'abbiamo visto prima che. Cazzo, che c'ha qualche problema. Guarda. Fa su e giù. Cioè, bug a sto gioco ce n'ha a palate proprio. Non si fa certo mancare. No, questo lo dobbiamo combattere in una zona più ampia. Ok, prego, facciamo così, me ne frega. Sta lì? L'immortacci sua. Attacca quello.
No. Quello che... No, poi dovrebbe fare un altro colpicino. Cazzo! Sì, questo però lo dovrebbe fare quando io sono più lontano. Lì, mortacci tua. Guarda che bastardo. Aspetta, aspetta. Sti cazzi. No. Grandissimo. Vai subito. No. Via, via. Questo recupera energia. Io ci provo ad attaccarlo. Il problema è che... Mannaggia la puttana però, eh. Se dobbiamo rifare ogni volta tutto... Cazzo da capo. Finito pure le fiaschette. Dove cazzo vado? Avanti. Arriviamo tutto da capo. Però non ho capito perché queste non me le fa usare. Dove stanno? Questa pozione è qua. Ah, così se la metto tra i preferiti. Ok, questo. Questo si per... Vabbè, ce ne sono solo due. Frammento... Veramente il tuo fantasma e l'XP che contiene. Ah, aspetta, il frammento sembra innaturale. Non puoi ignorare la sensazione. Il cristallo centrale sembra provenire da una nebbia. Puoi avvertire la sua presa e riporta immediatamente il tuo fantasma e l'XP che contiene. Ah, quindi quando perdiamo praticamente le anime, se vogliamo. Va bene, in teoria quindi adesso quella ce la dovrebbe aver messa. Eccola qua, perfetto. Vabbè, siccome ce ne abbiamo un fottio, poi nel caso lo utilizziamo. Ho ripreso tutta l'energia, quindi dovrei partire tutto da capo. Dai, attacca, attacca qua, non mi faccia perdere tempo. Ok, così dovrebbe fare l'attacco. No, no. Qua dobbiamo stare attenti se fa quello lì. Rischio. Magari ci piglia pure da dietro al muro. Cazzo, ora dovevamo fare quello, però. No! Merda! Lo salva di no a culo di più. Devo recuperare energia. No, basta, cazzo! Ma così è impossibile! Se recuperare energia all'infinito mi fa pure danni. Attenzione, ci prova. La... Niente, non muore, è impossibile. Adesso sappiamo che può essere battuto. Beh. Facciamo una cosa, sti cazzi. E ce ne andiamo. Questo è comunque impossibile ammazzarlo, a meno che non dobbiamo rompere qualcosa qui, ma... Te la capì che cazzo ci sta che gli fa riprendere energia? Questo non ci spacca il culo qua. Sti cazzi. Salviamo qua e... Non so quanto, ce n'ho 1400, non ci facciamo niente. Quindi visto che quello non... può morire. Proseguiamo da questo lato. Che cazzo è quello?
Vai con cattiveria. Vabbè, se mi viene pure dietro, allora io non posso fare un cazzo, dai. Vabbè. Meno ripartiamo da qua. Può essere di aiuto. Comunque ho aumentato un po', ho messo qualche runa a questa spada, che è la runa di fuoco e runa della magia, che in teoria dovrebbe fare anche qualche danno di fuoco, ma in realtà non lo fa. Lì sopra ci sono le nostre esperienze che ci andiamo a riprendere. E provo con la magia questo e sti cazzi, cercando di evitarlo. Non così, Dio Christos. Vabbè, facciamo così. E sti cazzi, questo è andato. Spero che quello non mi venga a prendere, perché sennò siamo morti. Questi non ci sta sbloccando più, ma va bene. Prendo una fiaschetta perché non so qua dove stiamo andando. Ecco, boss, sicuro. Bene, bene. Cioè, un po' siamo morti, perché non è che possiamo fare tantissimo. Cos'è quello lì sopra? Non lo so. Dobbiamo andare con le schivate, quindi spero che non sia niente di veloce, o comunque che faccia attacchi in sequenza, perché non ho lo scudo. Salve, salve. Infiltrato. Bene. Ma tipo, che cazzo fa quelle cose? Non lo so, ma non mi fido. Allora, un momento. Cazzo. Vabbè, proviamo. Ah, non faccio niente neanche con l'attacco pinzato, che è quello dove facciamo in teoria più danno. Ah, non possiamo usare la magia perché ce la frega. Come vedete non si rigenera mai la magia. Non so perché la perdiamo. Magari dobbiamo distruggere prima qualcosa. Non so, mi faccio un giro per capire se... Cazzo. Ah, beh, ci rintona pure, quindi. Ok, vabbè, siamo morti. Sono solo le capriolone, che è l'unica cosa che posso fare. Anche se non ho energia. Scusi, eh. La non fa neanche capriola un pochino, buon uomo. Vai, di nuovo e di nuovo. Poi non c'ho più energia per attaccare, però questo è un piccolo problemino tecnico tattico. La presa, presa, presa. Dobbiamo prendere tempo, cazzo. 2 e 3 e là è un attacco, così mi sono sistemato. Cazzo, cazzo e cazzo. Aia, dagliela, dagliela e dagliela. Due attacchi e poi ripartiamo. Là, là e là. E più attacco. Porca puttana. Ok. 1, 2 e 3. Prima ci mettiamo una settimana qua, eh. Vabbè. Posso neanche usare l'energia. Fottutissima. Guardarla quanta cazzo di poca vita gli togliamo. Merda. Dagliela, dagliela, dagliela. Ok. Porca puttana. No, merda. Ok, vabbè.
merda, merda, merda. Occhio. Dai. Mamma mia. Ne faremo mai? Non che noi dobbiamo staccare ste cazzo di gambette, ma comunque là stiamo. Non vedo niente. Cazzo, cazzo, cazzo. Vabbè, meglio. Dai. A parte però che ci sia tutta la magia. Fottuto ragno bastardo. Merda, merda. Vabbè, facciamo così. Non vedo niente. Porca puttana. Dobbiamo andare tempisticamente proprio appena prima. Beh, sto cazzo. Vabbè, se ci mette. Che cazzo sta facendo? Che cazzo sono? Vabbè, ma credo siano. Se cazzute cattive, io mi allontano. Cazzo. Aspetta, però adesso c'ho la magia. Avevo la magia. Vabbè, la uso per quel che posso usare. Me la frega sto coso qua centrale. Ma non ho capito in base a cosa. Merda. Non perdiamo d'occhio. Che cazzo è uscito? C'è qualcos'altro. Vabbè. Facendo merda, ma non gli stiamo a fare un cazzo comunque. Adesso mi sta facendo recuperare un po' di energia. Sì, come non vedo di magia, dicevo. Vabbè, allora sto cazzo, era meglio all'inizio quando fai queste cose. Ma non gli ho tolto niente. Lui sì. Sto continuando a togliere energia. E non c'ho più fiaschette. Vabbè, siamo morti. Cercherò di capire al prossimo che cazzo devo fare. Non l'ho veramente capito. Tutti sti cosi che cazzo sono? Ah, proviamo. Vabbè. È tanto per capire, perché comunque siamo morti. Ma non ci hanno fatto niente. Ci riproveremo dopo. Va bene ragazzi, ho riprovato un po' di volte ad affrontare il boss, ma non mi sembra il caso, visto che mi ha rato. Quindi ci vediamo con il prossimo episodio. La boss fight la faremo nel prossimo appuntamento, se no qua famo notte. E mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. E ci vediamo con il prossimo appuntamento con Lords of the Fallen. Un saluto a tutti da quel tale Ale.